Panama. Grazie, Michelle. Jean? Sono pronto, è ora di andare. Dans nos petits amours d'un jour, toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est l'alfort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nos baisers le corps avec. Et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours, y a tout ça en raccourci. Des grands amours dans nos petits. On a ri, on s'est baisé sur les neneuils, les nénés. C'è troppo rumore, troppo rumore. Troppe immagini nella grande città. Mi hanno rubato la... Non sai dov'è qui vicino un gommista? Una rosa bellissima dentro il mio petto. E stiamo affogando, ridiggiati, e stiamo affogando. Davanti a me, come specchi nei vostri occhi. Ciao Marta, mi hanno rubato la... Come va il mal di testa? Bene, stasera forse ho un impegno. Ciao. Ah, grazie dei fiori. Ti chiamo stasera.
Buongiorno, signor Pippo. Ciao, Caterina. Novità alla stazione? Giacomo, per favore, se esci, comprami una ruota per la bicicletta, me l'hanno rubata. È un mazzo di margherite gialle. Dolci, solo dolci. Ma io sono in camera. Banana split per una persona. Tagliate la banana a metà nel senso della lunghezza, figura 1. E disponetela con la parte ricurva verso l'alto ai lati di un piattino ovale. Al centro allineate le tre palline di gelato, figura 2. Versatevi la cioccolata fondente sciolta a bagnomaria con il latte, figura 3. Oppure, se volete arricchire il banana split, mettete su una pallina di gelato una cucchiaiata di marmellata, sull'altra una cucchiaiata di cioccolato sciolto e sull'ultima amarene sciroppate. Guarnite con ciuffetti di... Baciami. Panna montata, cospargete con noci tritate e servite subito. Il mio giorno è cominciato in te, la mia notte mi verrà da te, un sorriso ed io sorriderò, un tuo gesto ed io piangerò, la mia forza me l'hai data. Finalmente un po' di relax. Che bello. Stasera trasmettono i primi numeri della lotteria. Che bello. Non finire. Non finire. Non finire. Ma l'ho comprato oggi. Il computer l'ho comprato apposta. Crebbio. Io telefono, tu segni i numeri della cartolina, mi raccomando. Non finire. Qui è il Food Service Video. Cibo veloce a casa vostra per video continuato. Dica pure. Ah, buonasera, signor Pippo. Oh, sì, dunque, stasera vorrei tante patate con salsa di frate. Sì. Crocchette di pollo con salsa di senape e cipolla. Sì. Germogli di soia. Sì.
2 soft drinks. Sì, va bene, al solito indirizzo. Mando appena posso un nostro pony video. Bye bye. Pronto. Oh, commendator Bonanza. Sì? Sì? Il tavolo da biliardo? Sì? Sì, l'ho messo. Certo? Certo? La doccia? Sì? La doccia in una cabina telefonica inglese. Non so. Posso cercarla. Per il resto? No. Certo. Troppo vecchio. Tutto? Sì? Sì, me lo segno. Tutto plexiglass e ne è un arancione. Sì, certo. La scala tutta ricoperta in gomma. Certo. Va bene. Buonanotte. Questo è il 73183. Sono momentaneamente assente. Lasciate un messaggio e sarete richiamati. Grazie. Il mio giorno è cominciato in te. La mia notte mi verrà da te. Un sorriso ed io sorriderò. Un tuo gesto. Grazie Giacomo, vado in studio.
Sono le 3 di notte del 16 luglio 1958. Sergio Bernardini, il padrone del Naila Bussola di Marina di Pietrasanta, sta facendo i conti della serata nell'ufficio attiguo. Una serata niente male, data la notorietà del locale. Pierpaolo, il barman, sta rigovernando tazze e bicchieri senza far rumore, con flemma professionale. La sala è quasi vuota. Solo una comitiva di giovanissimi resiste al sonno sorseggiando l'ultimo whisky con risatine sommesse. Marino Barreto Junior canta Angeli Negri accompagnato dal suo quartetto. Ad un tratto Sergio smette di incolonnare cifre con la biro. Gli è arrivata una voce femminile, prepotente, che sta cantando Un'anima pura. Ma chi è che canta? Chiede con i suoi toni bruschi. È quella ragazza di Cremona che da parecchi anni viene a fare i bagni a Viareggio. Quell'adorabile pazzerellona, risponde soddisfatto Pierpaolo. Anna Maria, dopo questa prima esibizione, al suo colpo di fulmine, vuole fare la cantante. Anna Maria, la futura Mina, la futura tigre di Cremona, davanti a sé un avvenire di cui neppure lei è consapevole. Mina ha gli occhi buoni, sembra un grosso micione. I numeri, ho la cartolina, cosa faccio? I numeri, ho la cartolina, cosa faccio adesso? I numeri. Signor Pippo, che succede? I numeri. Ma che succede? Ho la cartolina, cosa faccio adesso? Entriamo. I numeri. I numeri. I numeri della lotteria. Ho la cartolina. Ma cosa ha fatto? È impazzito. I numeri. Non ha segnato i numeri. Come faccio adesso? Ho la cartolina. Pronto. Serve un medico, sì, subito. Sono il dottor Grillo, mi ha chiamato lei, suppongo. Sì, le faccio strada. Com'è successo? Esattamente non... È così tutte le sere, dobbiamo correre, la TV, sempre lei. Per di qua, al secondo piano. Grazie, buon uomo. Addio! I numeri.
I numeri. I numeri. I numeri. I numeri. I numeri. I numeri. I numeri della lotteria. Ho la cartolina. Su, su, non faccia così. Li ho io i numeri. Eccoli qua. Era così semplice. Semplice. Venga. Ci aspettano. Sì? Scusi, che lei sappia, il signor Pippo, a casa non risponde nessuno. Ma, non so, forse è andato al cinema. Sono un po' nei video, ho un video food da consegnare. Si accomodi. Cosa c'è lì dentro? Ma, non so, credo patate, crauti. Mi scusi, e lei non insegna scienza dell'alimentazione all'università? Certo, caro, vuoi della panna? Vedi, il problema è complesso, articolato, i sali, gli zuccheri, le vitamine, le calorie, la digeribilità, i lipidi, i glicidi, i trigliceridi.
Pazzesco. La doccia in una cabina telefonica. Pazzesco. Ciao Marta. Ah, li hai trovati. Figurati, passavo davanti alla tua porta e ne avevo un mazzo. Li ha comprati Giacomo, sai com'è lui. Sì. Sì, ero io. Le segreterie telefoniche mi inquietano e allora ci gioco. Scusa. Non sapevo. Per lavoro, certo. E stasera? Dormi. Sì, ciao. Sì, sono ancora io. Sì, scusa. Sai, è che a volte mi sento che ho le palpitazioni. Non puoi. È che sento un battito forte dentro, come un rullo di tamburo dentro la testa. Non si riesce a parlare con nessuno. Devi andare. Allora non ci vediamo. Pronto? Pronto? Adesso mi hai proprio seccata!
Emilio? Emilio, ma che hai? Ho cercato di telefonarti, ma era sempre occupato. Hai dormito qui stanotte? Sì, credo di sì. Ma tu porti gli occhiali? A volte sì. Sono venuta a prendere le margherite. È che... divento insopportabile e poi... E poi? Sento i tamburi. I tamburi. Venite bambini dai più grandi e più piccini, di panna ne darò a ciascuno un bel po', e tanta cioccolata da farne una mangiata, di frutta e di crema io ho la casa piena. Ma sì, non ti ricordi quella nevicata, 2 anni fa? Erano giornate allo yogurt. La gente camminava a testa china, come piccoli fermenti lattici. Che è difficile incontrare una persona. C'è troppa fretta e indifferenza. A volte, in automobile, ho provato un forte desiderio di andare a sbattere contro un'altra macchina, solo per parlare. E i tamburi? Quelli? Quelli ci sono sempre. È che mi sento... Come? Non so. Palpitante.
Ciao, Panama. Jean, questa è un'altra storia. Non c'entra niente. Dobbiamo andare. Lo so, non c'è tempo, ma è importante fare cinema. Ciao. Ciao. Allora, la cabina telefonica? Ho chiamato il commendator Bonanza e non metto la cabina, né i neon, né la gomma. Ha detto che ci pensava. Più niente più niente.